Una cosa da pazzi, cioè è stato molto divertente. In realtà non pensavo di andarci, però perché non sapevo con chi andare e mi sarebbe piaciuto andare da sola, francamente. Siamo arrivate però un po' in ritardo, io intanto passando con la macchina lì davanti, avevo già capito dov'era, non avevo visto una mega folla, poi tutta la gente che si guardava sbigottita dicendo chi ci sarà mai lì, che tutti si aspettano con la macchina fotografica, c'è una mega folla. Così. In più però c'era anche la festa di una via lì di fianco, quindi c'era un caos mostruoso. Vabbè, arriviamo lì, il posto era davvero carino, era nel cortile interno di una casa e c'era questo parrucchiere molto grande in cui faceva un caldo, ma un caldo, c'era anche l'aria condizionata, i ventilatori ma spenti, quindi saremmo state appunto sì 200-300 persone penso, una ressa. Vabbè, Clio non c'era ancora quando sono arrivata. Siamo entrate, c'era un bancone dove distribuivano i libri, cioè distribuivano, li vendevano, e all'entrata ci hanno fatto un timbro, non so se si vede ancora, con un micio nero che penso sia la Mimì, e poi ci hanno dato un bigliettino che sarebbe servito per un'estrazione e la vincitrice dell'estrazione avrebbe avuto l'onore di sottoporsi alle mani da truccatrice di Clio, e però io poi me ne sono dovuta andare prima, quindi non ho potuto partecipare. E niente, entriamo, c'era un bancone poi anche con delle bevande, delle cose da mangiare, uno specchio su cui c'era scritto con un rossetto dediche per Clio e sotto c'era un libro in cui abbiamo lasciato la nostra dedica, io e la mia amica. E poi c'era un tavolo con una sedia su una specie di palco rialzato, attorno al quale c'era già un sacco di gente. Poi è arrivata Clio, grandi urla, e si è postata lì sul tavolino. Anche tutte si sono fiondate lì,
per chiederle l'autografo, la firma, eccetera. Io e la mia amica inizialmente siamo state 1 ora e mezza cercando di avere l'autografo, sempre nella stessa postazione, e non riuscivamo a muoverci né avanti né indietro. Ed eravamo nella posizione sbagliata, perché era proprio dalla parte opposta dove era lei, però eravamo relativamente vicini al tavolo, però dal nostro lato non si muoveva nessuno. Allora poi la mia amica se n'è dovuta andare, io a quel punto hanno fatto entrare Will Woosh, special guest, anche lì grandi urla. Sono andata da lui, che c'era un po' meno ressa rispetto a Clio. Nel frattempo Clio aveva fatto finta di cadere, non lo so cosa era successo, se n'era andata dal tavolino, quindi anche lì non avrei potuto ricevere l'autografo. Sono andata da Will Woosh, sono riuscita a farmi fare una foto e a farmi fare 2 dediche, una per me e una per la mia amica, cioè dediche, autografi. E poi sono tornata da Clio, stavolta mi sono messa nella posizione giusta, dopo circa 3 quarti d'ora ce l'ho fatta ad arrivare e proprio in quel momento la stavano chiamando perché erano le 5, ero lì dalle 3 ad aspettare, la stavano chiamando per l'estrazione del concorsino e quindi ho detto no, 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 ti prego, cioè sono qua davanti. Le stavo chiedendo proprio in quel momento di farmi l'autografo, dico no, dai, prima mi sono fatta 2 ore di stare in piedi col caldo nella ressa, non può non farmi l'autografo nemmeno ora. Allora, poi non avevo il libro comprato, non l'ho ancora comprato, lo comprerò sicuramente, però, anzi spero che me lo regalino qualcuno. E allora avevo tipo una cartina che mi ero stampata da internet per arrivare sul posto, come foglio di carta, gliel'ho dato e mi è semplicemente scritto il mio nome, un bacio Clio, eccetera. E niente, questo è stato il mio pomeriggio, purtroppo non è stato, non sono potuta stare tanto, quindi più di questo non ho fatto, però insomma, ne valsa la pena, mi ha fatto un'impressione stranissima vedere Clio e Will Woosh dal vivo. Poi c'erano anche tutte le amiche di Clio, suo marito, insomma è stato un pomeriggio carino, anche se con la ressa che c'era non abbiamo potuto che fare direttamente con lei. Comunque è una strana sensazione appunto vederla parlare, vederla muoversi, carinissima, ancora più carina che non nei video.